Presso la sala consiliare del comune di Pescara si è svolta la premiazione della 18ª edizione di Pescara Wine Festival, evento organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale. Un'edizione che, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, torna all'insegna della speranza di una ripresa per tutto il settore. Luca Panunzio, dunque, torna questo grande evento per le eccellenze, per premiare le eccellenze? Sì, abbiamo fatto un anno di stop l'anno scorso per ovvi motivi di pandemia e siamo pronti per ricominciare con naturalmente tutte le accortezze del caso. Grande successo perché abbiamo sponsor che ci sono venuti a cercare perché questa manifestazione è una delle più importanti a livello regionale. Abbiamo 40 aziende abruzzesi, 5 di fuori regione e addirittura una di Champagne. Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale appoggia tantissimo questo evento. Sì, sin dalle prime edizioni riteniamo che il Festival del Vino sia un'occasione unica per tre ordini di motivi. La prima perché ci aiuta a sottolineare i grandi progressi che vendemmia per vendemmia i nostri produttori fanno per affermare i nostri vini in Italia e nel mondo, e affermando i vini affermano anche l'Abruzzo, fanno conoscere questa piccola grande regione che diventa poi anche meta per turismo non solo enogastronomico. Poi perché è un segnale necessario di gratitudine nei confronti di questi produttori che molte volte vanno avanti tra mille difficoltà economiche, e poi perché la regione è la principale organizzatrice di quello che è il piano di sviluppo rurale, che è l'elemento che la Comunità Europea ha posto al centro per sostenere le produzioni agricole ed enogastronomiche. Presidente Marco Marsilio, è il momento della degustazione che conclude questa giornata dedicata alle eccellenze del vino abruzzese. Il vino sta diventando uno degli asset privilegiati e trainanti della nostra economia, il Montepulciano in particolare. Negli ultimi giorni i dati delle esportazioni sono stati trainati proprio dall'incremento di esportazione del nostro vino più conosciuto, ma anche le altre etichette e gli altri vini stanno conquistando sempre più fette di mercato. È una cosa importante di cui siamo soddisfatti, continueremo a sostenere la produzione vitivinicola abruzzese. Io spero che tante altre cantine vogliano investire sulla qualità, sull'internazionalizzazione, perché questa è la strada giusta per far crescere i nostri vini e per conquistare nuove fette di mercato.